L'Alba Verde conferma il trend stagionale con l'ennesimo 3-0 casalingo, il terzo consecutivo, battendo la Gioiosa al termine di una gara che nel finale ha rischiato di complicarsi la vita. Le pallavoliste nissene si aggiudicano agevolmente i primi due set, mentre nel terzo set le ragazze di Francesca Scollo sembravano avviate ad un finale di gara tranquillo, ma la Gioiosa ha provato a rimettere in discussione l'esito dell'incontro. Il set è stato giocato punto a punto dalle due formazioni fino all'ultimo attacco sul servizio avversario finalizzato da Martina Escher, con un'azione costruita sui canoni classici della pallavolo. Appuntamento al prossimo match a Crucoli, in provincia di Crotone, dove affronterà la Fidelis Torretta, attualmente quarta a 4 lunghezze dalle nissene. Beh, sai, oggi era davvero importante perché oggi c'era una signora squadra a cui mancava oltretutto una componente fondamentale della loro squadra, questo da dire. Anzi, una componente fondamentale. Comunque noi abbiamo tenuto bene, era tutta la settimana che abbiamo molto entusiasmo e c'è un certo entusiasmo nel giocare, nell'allenarsi, quindi tutto questo ha portato a questo bel risultato. Il nostro obiettivo è quello di mantenere questa strada fino alla fine del campionato. Purtroppo ci sono stati dei passi falsi che abbiamo fatto che non ci hanno permesso di stare dove avremmo voluto essere, ma l'obiettivo rimane sempre quello di fare comunque bene per cercare di stare più in alto possibile. Volley, Serie B2, Girone M, 17esima giornata. Stefanese Fidelis Torretta 2-3. Alba Verde Gioiosa 3-0. Cusca Tania Planet 3-0. Funivia Etna Ardens Comiso 3-0. Pallavolo Crotone Brico City 3-0. Procori Ricina Saracena 3-0. La classifica: Zafferana 44, Pallavolo Crotone 41, Alba Verde 40, Procori Ricina e Fidelis Torretta 36, Gioiosa e Cusca Tania 30, Saracena 25, Volley Region e Funivia Etna 21, Brico City 13, Stefanese 9, Ardens Comiso 7, chiude la Planet a 4.